nel libro del profeta Gioele 2, 28. Allora, ci vogliamo alzare in piedi in rispetto alla parola di Dio come usa la nostra Chiesa, non perché sia un'abitudine, ma in rispetto al Signore. Allora, leggiamo questo punto, Gioele capitolo 2, verso 28. Dico subito il titolo di questa meditazione. Sognare. Vi piace a voi sognare? Io penso che se chiedo ad ognuno di voi, avete fatto un sogno nella vita? Chi pochi, chi tanti, ma penso che tutti qualcosa abbiamo sognato. Vediamo cosa dice il Signore, cosa dice la parola di Dio riguardo ai sogni. Prima leggiamo, dopo commentiamo. Allora dice così: i vostri figli. Il profeta Gioele parla così: i vostri figli e le vostre figlie, cioè i maschi e i femmine, profetizzeranno. Poi dice: i vostri vecchi avranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Fin qui la parola di Dio, sentitevi pure. Voglio fare una promessa e chiarire bene questo fatto dei sogni, perché ci sono dei sogni che vengono da Dio, che hanno un collegamento biblico, hanno degli avvisi da parte di Dio, ma ci sono dei sogni che non vengono da Dio, perché se voi leggete nel libro dell'Ecclesiaste 5:3 dice che dalla moltitudine delle parole vengono i sogni, che non sono quei sogni da Dio. La nostra mente viene influenzata da filmati, da scene, da cose che vediamo, e dopo finisce che rimangono come registrate nella mente e poi li sogniamo, ma non vuol dire che tutti i sogni vengono da Dio. Ci sono nel mondo dei libri che spiegano i sogni, ma sono tutta confusione che viene spiegata della mente, ma non sono veri, tante volte non sono veri. E alcuni si affidano ai sogni e quasi tutta la loro vita è un sognare. Dunque il cristiano deve fare una grande selezione di non pensare che tutto quello che noi sogniamo sia biblico. Capite? Ci sono delle cose che vengono da Dio e delle cose che vengono dalla mente umana o dalle impressioni che noi abbiamo, delle impressioni che abbiamo, come dicevo prima, da filmati, da telenovelle. Uno più guarda telenovelle più sogna, e allora non dobbiamo dire no, spiritualizzare che ogni cosa che sogniamo è da Dio. Poi ci sono i sogni che non sono quelli che sogniamo di notte, no? Che sogniamo il fiume, che sogniamo gli alberi, sogniamo, no, sono delle aspirazioni della vita. No? I giovani sognano delle cose, gli anziani sognano delle altre cose, e così via, anche i bambini sognano. Allora Gioele parla nel nome del Signore, perché è un profeta, diciamo un profeta minore, ma non perché vale meno, intendiamoci, è minore perché ha detto poche cose, ma quelle poche cose sono molto forti e sono anche potenti. Dunque, se vengono chiamati profeti minori, vuol dire uno degli ultimi profeti, ma non vuol dire che le loro profezie valevano meno degli altri. Infatti Gioele ha sognato, ma ha detto nel nome del Signore, ha profetizzato
delle cose molto importanti, come la venuta dello Spirito Santo, che è collegata in Atti 2. Vi ricordate quando Pietro e i 120 erano riuniti nell'alto solaio e mentre pregavano in ubbidienza a Gesù che gli ha detto andate a Gerusalemme e aspettate in preghiera la promessa dello Spirito Santo, e il Signore è arrivato al decimo giorno e delle lingue di fuoco si posarono sul loro capo e loro parlavano in altre lingue che non erano l'inglese, né il tedesco, né il francese, né lo spagnolo, né l'italiano, erano lingue spirituali, e un parlare, un dialogare a Dio con una lingua nello spirito, perché quando viene la presenza dello Spirito Santo si manifesta con le lingue dello spirito, che non sono lingue studiate, ben dirlo. Però cosa è successo? Che tanti erano presenti in quella manifestazione, sono accorsi perché lì sentivano parlare. Dagli studi biblici si presume che c'erano 18 nazioni presenti e ognuno sentiva la propria lingua, e alcuni invece ignoranti delle scritture hanno detto e questi sono pieni di vino, hanno bevuto, erano le 9 del mattino, fratelli e sorelle. Allora Pietro si alza in piedi e dice sono le 9 del mattino, se uno beve vino semmai lo beve al pasto, no? A mezzogiorno pure alla sera, ma no, alle 9 del mattino non beve caffè, latte, no? Non vino, tranne quelli che sono schiavi, alcolizzati, che hanno bisogno di liberazione, allora quelli anche alle 5, alle 6 bevono vino, bevono alcol e rovinano e distruggono il corpo che è il tempio dello Spirito Santo. Pietro dice, noi non siamo pieni di vino dolce. Questo è quello che dice Gioele 2,28. Ha citato, l'Apostolo Pietro ha citato questo punto della scrittura. Vedete il collegamento tra Antico Testamento e Nuovo Testamento. Dunque Gioele già aveva profetizzato questa manifestazione dello Spirito Santo. Ma ritorniamo ai sogni. Dice che i vostri vecchi avranno dei sogni, ma ovviamente parla dei giovani che hanno visioni e i vecchi, ma tutti sogniamo. C'è qualcuno di voi che non ha mai sognato? Alzi la mano. Chi non ha mai fatto un sogno nella vita? Dunque il fatto che voi non alzate la mano vuol dire che avete fatto dei sogni. Per esempio, un altro punto della scrittura, per confermare, io vi cito alcuni punti della parola di Dio, quello che stiamo trattando, ditelo, sognare, sognare. E uno che veniva considerato un sognatore e anche criticato nella Bibbia è Giuseppe. Allora, leggiamo subito in conferma Genesi 37,5 che parla di Giuseppe. Che cosa sogna Giuseppe? La prima volta, perché ha sognato più di una volta. Allora, Genesi 37,5. Giuseppe sognava a riguardo alla sua famiglia che stava legando dei covoni, sapete cosa sono i covoni? Dei fasci di grano, dei mazzi di grano, veniva falciato dai mietitori e stavano legando questi covoni, questi fasci di grano, mazzi di grano. E dice che dei giovani, c'è un covone, si alzò diritto, erano riuniti attorno questi covone, questi, dice questo punto della scrittura, e questi covoni
si inchinavano davanti a Giuseppe. Ovviamente la famiglia ha capito subito, dice: come? Noi che siamo raffigurati, tutta la nostra famiglia, dobbiamo inchinarci davanti a te? Ma tu sei strano, tu hai le allucinazioni mentali, l'avrebbero detto. E sapete, i fratelli di Giuseppe, perché hanno cominciato ad odiarlo? Proprio perché loro pensavano che Giuseppe era un presuntuoso, uno che andava oltre, ma era Dio che gli aveva dato questo sogno. Questi covoni che si inchinavano davanti a lui erano i suoi fratelli, che dopo anni è avvenuto davvero, si sono dovuti piegare, perché lui era diventato ministro del tesoro di Faraone, e allora si sono inchinati davanti a Giuseppe per chiedere il cibo e riverenza, perché era il ministro, era il secondo dopo Faraone. Perciò loro pensavano che Giuseppe era da ricoverare in un ospedale psichiatrico, noi diremmo oggi, perché non era a posto di mente. Invece lui era un uomo in comunione con Dio, e quelli che vivono in comunione con Dio hanno sogni veri, non falsi, non da impressioni carnali o di molte parole, no, sono, perché i sogni sono delle cose che avvisano quello che dovrà avvenire, sono di avviso. E Dio aveva usato questo giovane che era in comunione con Dio, e gli parlava che cosa sarebbe avvenuto un giorno che questi covoni rappresentavano la sua famiglia, che si inchinavano davanti a lui. Anche lui non gli era chiaro completamente, ma dopo è diventata una realtà, perché le cose che vengono da Dio sono realtà. E i fratelli di Giuseppe hanno cominciato a odiarlo, a evitarlo. Tutto ciò che ha passato Giuseppe da questi sogni è stato un attacco continuo nella sua vita, di gelosie e di odio. Tanto che i suoi fratelli lo hanno preso mentre lui era andato a portare da mangiare, e lo hanno buttato in una cisterna. Grazie a Dio la cisterna non era piena di acqua, e perciò hanno visto che non è stato possibile ammazzarlo in questa maniera, affogandolo, se c'era l'acqua. Allora lo hanno ripreso e hanno visto una carovana egiziana, e lo hanno venduto come schiavo. E lì ha passato, noi diremmo nel nostro linguaggio, le pene dell'inferno. Ne ha passato ancora questo sognatore spirituale che Dio gli parlava. Era odiato e attaccato, perché gli uomini spirituali, quelli che vivono nello spirito, non sono capiti dai carnali, anche se sono fratelli e sorelle, perché loro viaggiano e vivono nella carne, e quelli che vivono vicino a Dio vivono nello spirito, e perciò è come l'acqua e l'olio che non legano, non c'è comunione, perché la carne ha desideri contrari allo spirito, sono cose opposte, dice la parola di Dio. Allora vediamo che Giuseppe, quando è in Egitto, viene anche lì, si era messo a servizio della moglie di Potifar come servo, senza, e ovviamente anche lì ci voleva pure questa peccatrice della moglie di Potifar, perché voleva avere rapporti sessuali con Giuseppe, e lui l'ha rigettata e l'ha accusata che l'aveva violentata. Accuse ingiuste. Oggi, se sarebbe stato oggi, sarebbe su Facebook, su YouTube, sarebbe su tutti i canali, perché i peccatori li usano per infangare, per partorire peccato.
Ovviamente Giuseppe era innocente, ha aspettato il suo tempo. L'hanno messo in prigione, ma Dio poi lo ha tirato fuori. Dalla prigione Dio gli fa sognare. E se noi andiamo a vedere, gli dà un altro sogno. Anzi, non era lui che sognava stavolta, ma era Faraone che ha sognato. E se voi leggete nel capitolo 41, capitolo 41 della Genesi, verso 25, Giuseppe viene chiamato da Faraone per interpretare un sogno che era così presso poco. Faraone aveva fatto questo sogno e vedeva 7 vacche grasse e 7 vacche magre. Che cosa significava questo sogno? Faraone aveva anche maghi, maghetti, chiamava, ma non avevano dato soluzione. Qualcuno informa che lì in prigione c'era un uomo che poteva dare l'interpretazione, e ovviamente fu chiamato Giuseppe davanti al re Faraone e lui ha spiegato: 7 vacche magre erano 7 anni di carestia e 7 vacche grasse erano 7 anni di abbondanza. E quando Faraone ha visto che lui ha spiegato questo sogno così in 448, mentre tutta la gente che aveva non erano capaci a dare una soluzione, ma lui c'era lo spirito di Dio, e gli ha detto a Faraone: le 7 vacche grasse sono 7 anni di benedizione, di abbondanza di cibo, e le vacche magre sono 7 anni di carestia. Allora Faraone l'ha costituito ministro del tesoro con l'intelligenza, e lui ha accumulato in quegli anni della benedizione delle 7 vacche grasse, che erano 7 anni di benedizione, ha accumulato grano, ha accumulato cibo, che quando ci sono stati 7 anni di carestia, allora lui ha distribuito, aveva pieno tutti i granai per l'Egitto e anche per Israele. Ecco perché poi i fratelli vanno in Egitto e non sanno che proprio il fratello, quello che è amministratore, quel sognatore odiato, quello che l'hanno buttato nella cisterna, quello che l'hanno venduto come schiavo in Egitto. Ecco, tutto per i sogni, c'era tutto questo problematica in questa famiglia. Però la verità trionfa. Quando uno è davanti a Dio puro, non parlo di perfezione, quando è onesto davanti a Dio, ci sono accusatori, sempre ci sono stati, anche a Gesù. Un giorno gli hanno detto: tu fai miracoli per la potenza di Belzebù, cioè il principe delle mosche, per umiliarlo. Pensate cosa hanno, lo attaccavano perché erano gelosi, perché le folle seguivano Gesù, le folle pendevano dalle sue labbra e vedevano il potere di Dio, e allora lo attaccavano come tanti altri. E così Giuseppe è stato attaccato in tante maniere per questa sua comunione con Dio, e Dio gli parlava. Ci sono altri punti, che c'è anche il verso 40 della Genesi, vediamo, che il verso 40, cioè il capitolo 40, verso 12, della Genesi, che lui quando si trova in prigione, io vi invito a leggervelo, lui... anzi potremmo pure leggerlo, dice: il sogno che lui fece quando era in prigione per via di quello che vi ho spiegato, dice che raccontò questo sogno al coppiere. In quella vite c'erano 3 tralci
sembrava che germogliava e fioriva. C'erano questi grappoli d'uva matura. Dava la coppa a Faraone, i 3 tralci sono 3 giorni. Fra 3 giorni il Faraone ti fa rialzare, ti ristabilirà. Prima ti ristabilirà prima al governo. Cosa era successo? Questo coppiere del re aveva combinato delle cose non belle e allora il re l'aveva messo in prigione, pure al coppiere. Il coppiere, sapete chi sono? Erano quelli che davano l'acqua al re. Era anche Neemia faceva questo lavoro. Avevano tutto, avevano casa, avevano alloggio, avevano cibo. Ma sapete cosa vuol dire il coppiere? Che prima che il re beveva una bevanda, mangiava un cibo, dovevano mangiarne della loro, perché c'erano gli attentatori al re. Vuol dire che se non moriva il coppiere, allora il re mangiava. Vuol dire che non ci avevano messo veleno nei cibi e nelle bevande, ed era un lavoro molto complicato, perché facevano da cavia. E dunque, se c'erano alcuni che mettevano veleno dentro il cibo e le bevande, i primi a morire erano i coppieri. Avete capito? Perché è come una volta si diceva: se ti danno del cibo, c'era un detto, dallo prima al cane e aspetta qualche un po', vedi se muore, allora vuol dire che l'hanno avvelenato. Ovviamente, allora, a questi tempi che parliamo, questo coppiere si trovava giù ed era rammaricato per questa situazione e ha fatto un sogno che vede questi 3 tralci di uva matura e lui non sapeva che cosa significava. E Giuseppe ha spiegato a questo coppiere del re: non ti preoccupare, fra 3 giorni tu uscirai dalla prigione e sarai rimesso ancora al tuo servizio con il re. E allora questo coppiere, nella realtà, è avvenuto davvero questo. Dopo 3 giorni, questo coppiere del re, che è stato messo lì per delle accuse, è stato liberato e si è trovato alla presenza, al servizio come prima. Ecco perché lui ha parlato di Giuseppe come colui che spiega alcuni sogni. Mi seguite? Adesso vediamo un altro sogno, sempre nella Genesi capitolo 28 verso 12. Genesi 28 verso 12. Stavolta cambiamo. Fino adesso abbiamo parlato di Gioele, abbiamo parlato di Giuseppe che ha interpretato dei sogni. Adesso parliamo di Giacobbe. Giacobbe era il fratello di Esaù. Erano nati gemelli. Vi ricordate? Uno lo tirava dal piede addirittura. E allora vediamo che cosa sogna questo Giacobbe, perché poi lui aveva imbrogliato suo fratello, si è spacciato per suo fratello quando suo padre non ci vedeva più, era ormai anziano. E allora si diceva che c'era la primogenitura, la benedizione del padre, prima di morire era quello di rilasciare. E ovviamente noi sappiamo la storia, che Esaù era un cacciatore di selvaggina, e ovviamente invece Giacobbe faceva che mestiere faceva, secondo voi? Stava in casa a cucinare, le parti. No, non cucinava a casa, lui faceva il pastore di pecore. Non tiriamo le cose a casaccia, dobbiamo sempre essere con la Bibbia. Allora, cosa è successo? Che un giorno si è presentato a casa del papà anziano e gli ha detto, perché il padre desiderava della selvaggina
e lui gli ha preparato solo in quell'occasione la selvaggina come gli piaceva, ma si è spacciato per suo fratello Esaù. Dico questo proprio per far capire il perché c'era quest'odio, poi che Esaù lo odiava, lo voleva ammazzare, sterminare a lui e la sua famiglia. E ovviamente la mamma gli ha detto: fuggi, perché tu hai detto una bugia, ti sei spacciato per tuo fratello Esaù, invece non è vero. Ma era la mamma un po' che aveva dato e aveva orchestrato tutto questo, perciò era complice. E lui scappò pieno di paura, pieno di angoscia. Sapete quando uno ti dice: io ti ammazzo, poi tuo fratello ti ammazzo per quello che hai fatto. E lui scappò da casa sua e si trovò in un luogo, qui dice, e lo leggo: Giacobbe sognò in un luogo chiamato Bete, sognò una scala che da terra, dalla terra arrivava in cielo. Era un sogno, e questa scala, su questa scala c'erano gli angeli che salivano e scendevano, salivano e scendevano. Il significato qual è? Allora, la parola angelo significa messaggero di Dio. Dunque, questo salire e scendere degli angeli, nel sogno vedeva questo, vuol dire i messaggi dalla terra arrivano in cielo, e scendere, i messaggi dal cielo arrivano sulla terra. C'è un collegamento tra l'uomo e Dio, una comunione tra l'uomo e Dio, un parlare tra l'uomo e Dio. Dio parla a noi, noi parliamo a Lui. Quello che faremo fra poco, parliamo con Dio. La preghiera non è una roba come i pappagalli che recitano o citano le frasi. Per noi la preghiera è parlare con Dio, dialogare con Dio, è la scala di collegamento, capite? Dunque, Giacobbe, pieno di paura, pieno di spavento, pieno di angoscia nel cuore, si fermò in questo luogo, ha preso una pietra, se l'è messa come cuscino e ha cominciato, e si è addormentato su questa pietra, e lì sognò la scala, lì si è acquietata l'agitazione, lì si è fermate le paure che aveva dentro, le ansie. Quella pietra che lui ha messo come cuscino è Gesù Cristo, la pietra angolare. E ricordatevi che Giovanni, il discepolo più giovane che Gesù aveva nel suo gruppo, dove dormiva secondo voi? Sul petto di Gesù, sulla pietra, e lì sognava. I giovani, i vecchi, gli anziani, i bambini, dormire su Cristo, sulla pietra, è lì che i tuoi sogni diventano realtà e hanno un messaggio. Quando tu non riposi con la tua mente su Cristo, non sogni, anzi c'è agitazione. Ma quando Giacobbe si è fermato e ha preso quella pietra, figura di Cristo, e lì ha visto la scala, e lì ha sognato cose spirituali, perché ha messo il suo capo su Gesù, come il discepolo più giovane che Gesù aveva, sul capo di Gesù. Lì sognava. È lì che devono sognare i giovani. Invece i giovani oggi hanno aspirazioni strane. Loro sognano di avere chissà che cosa, vogliono prendere il cielo con le mani, invece hanno un pugno di mosche, niente, perché è tutto vanità, tutto fumo. Ma quando uno si ferma in Cristo, quando uno riposa in Cristo, mette la sua mente in Cristo, concentra la sua mente in Cristo, Dio ci fa sognare, ma sogni che sono, riempiono la nostra vita, e sono sogni che avvisano anche a noi. E lì è passata tutta l'ansia di Giacobbe, da quell'incontro con Dio, da quel sogno,
è finita tutte le paure. Avete capito? E se tu sei pieno di paure, pieno di ansia, io ti dico nel nome del Signore che Gesù, la pietra angolare che noi serviamo, la pietra vivente, lui ti darà sogni veri che si realizzano, non sono cose fasulle. Ancora 5 minuti per finire questo soggetto dei sogni. Così abbiamo visto Giacobbe. Daniele, per esempio, nel libro di Daniele 2:1, Daniele sogna, anzi spiega un sogno, spiega, perché re Nebuchadnezzar, si chiamava così, un po' difficile, re Nebuchadnezzar, questo re, prima che faceva le cose di Dio, ma dopo ha cominciato a darsi all'idolatria, a ritirarsi, a allontanarsi da Dio. Allora il Signore ha detto: uè, adesso ti avviso con un sogno come sarà la tua vita, visto che tu ti sei allontanato da me. E Dio gli ha fatto sognare, ma era un sogno, caro mio, ma di quelle mazzate. Com'era questo sogno? Io vi leggo solo una parte per una questione di tempo. Re Nebuchadnezzar sognò che questo sogno lo turbava, e dice che vide una statua che era in parte d'argilla e poi di altro materiale, cioè il piede aveva d'argilla, poi aveva il busto d'oro e così via. E lui era turbato, che cosa significava questa statua che era in parte di oro e poi i piedi li aveva d'argilla. Viene chiamato Daniele, come è stato chiamato Giuseppe, per dargli una spiegazione, perché chi ha lo spirito di Dio non è lochito, non è scemo, noi diciamo, ma ha l'intelligenza, ha la sapienza di Dio. E allora hanno chiamato uomini di Dio, un Daniele che era un ministro del governo, ma era diverso. Se voi leggete il capitolo 6 del libro di Daniele, dice: or questo Daniele si distingueva dagli altri ministri perché c'era lo spirito di Dio, c'era lo spirito straordinario in lui. Capitolo 6 lo dice. E allora fu chiamato Daniele, e Daniele, anche lì, gli altri del governo non potevano dare una spiegazione, ma lui spiega e gli dice al re: questa statua sei tu, caro re, e questa pietra che si stacca e frantuma va a colpire le tue gambe di argilla, il tuo regno cadrà perché tu stai disonorando il Signore, non stai facendo quello che dice Dio. Tu stai chiedendo al popolo l'adorazione di te stesso, tu ti sei innalzato, e come questa statua viene innalzata e vuoi l'adorazione, l'inclinazione, la riverenza, ma Dio farà staccare la pietra che è sempre Cristo e colpirà il tuo regno e tu cadrai. E questa è la direzione. Uomini di Dio hanno fatto tremare il re, e quello che ha detto Daniele si è avverato. Il re Nebuchadnezzar, per il suo orgoglio, Dio lo ha fatto davvero diventare, e ha permesso l'ochito, e mangiava l'erba come gli animali, fino a quando ha riconosciuto la potenza di Dio, e allora Dio gli ha ridato ancora il senno quando si è umiliato, perché Dio ci mette subito. Uno può essere presidente, può essere Berlusconi, può essere chiunque sia, ma senza Cristo la nostra mente è presa dal nemico. Uno può essere uno scienziato e in un attimo diventa uno che non capisce più niente. Capite? Perché Dio dà la scienza e Dio la toglie. I titoli non vanno davanti alla maestà di Dio. I titoli nostri vale Lui, perché è Lui che ci dà tutto. Sapienza, intelligenza. E la dobbiamo usare nel giusto modo. Vado a finire.
In Matteo, vi cito tre punti veloci nel Nuovo Testamento, fino adesso abbiamo parlato dell'Antico, ma anche nel Nuovo Testamento, in Matteo 1,20 si parla di Giuseppe, ve lo commento, Giuseppe era il papà secondo la carne di Gesù, no? Ma Giuseppe era il marito, poi è diventato il marito di Maria, e ovviamente quando ha saputo che Maria, cioè la sua fidanzata, era incinta senza che lui abbia avuto rapporto, aveva deciso di lasciarla. E chi di noi? Avremmo pure noi fatto uguale. Ma il Signore ha voluto tranquillizzare, ha fatto fare un sogno a Giuseppe e gli ha detto: Giuseppe, ricordati che Maria non ha avuto altri rapporti con altre persone, quello che è avvenuto da Dio, perciò non lasciarla. Un angelo, cioè Dio, gli ha fatto sognare di non lasciare la sua fidanzata. E anche qui c'è in ballo un sogno, ma ce ne sono altri di sogni che io ho selezionato. Quando Gesù è nato, in Matteo 2,12, quando Gesù è nato, si parla dei magi di Oriente che volevano passare l'Egitto perché Faraone li aveva mandati a chiamare, erano quelli che studiavano gli astri, le stelle e anche le profezie. E allora dice che i magi furono avvertiti, se voi leggete il verso 12, in sogno di non passare in Egitto, perché Faraone cercava tutt'altro, intrappolare, conoscere, per andare a prendere il bambino nato e ucciderlo. E allora Dio ha avvisato pure questi esperti che studiavano gli astri: non passate. Dio gli ha dato un sogno: non passate in Egitto. E loro sono stati ubbidienti. E l'ultimo punto che stasera vi cito, dopo ci fermiamo, in Matteo 27,19 si parla della moglie di Pilato. La moglie di Pilato, Matteo 27,19, la moglie di Pilato, quando Pilato stava giudicando il nostro maestro Gesù ed era in procinto di dare giudizio, Dio ha dato un sogno e dice così: ha dato un sogno alla moglie di Pilato. Ho sofferto, va da suo marito Pilato, ho sofferto molto in sogno per causa sua, per causa. La moglie di Pilato disse: lascia libero quel Gesù di Nazareth, perché io stanotte ho sofferto molto, ho avuto un sogno, quello è innocente. Ma lui cosa ha fatto Pilato? Si è lavato le mani, come fanno tanti di Gesù di Nazareth, se ne lavano le mani. E invece il sangue di Gesù ha potere di salvare, di liberare, che nessuno di noi pensa di scaricare Dio così, perché lui non ha più avuto pace, non ha dato ascolto neanche al sogno che Dio gli ha dato a sua moglie, che ci dormiva e ci mangiava e viveva assieme. Allora ho fatto questa meditazione sui sogni. No, non volete a tutti i costi, non dovete spiegare, tutto ciò che sognate non deve diventare spirituale. Se una cosa da Dio è collegata, sia vera, senza che voi vi appannate, quello che Dio vi dà non è confusione, è chiarezza, è messaggio, è qualcosa che vi rimane marcato dentro, inciso. Ma quello che viene dall'uomo, ci sono alcuni che fanno finta di sognare. Vi ho raccontato che a volte è capitato in una chiesa che io andavo all'inizio del mio ministero, che un fratello, cioè giovane, un giovane
ha preso una cotta per una sorella, cioè si era innamorata, non è che, ma dobbiamo controllare, non è che tutto quello che noi pensiamo sia giusto. Paolo diceva tutto mi è lecito ma non tutto mi è utile. Allora cosa ha fatto questo qui? Senza neanche conoscerla, in poche settimane non sapeva chi era questa sorella, solo che lei dice io voglio questa sorella, e si è inventato un sogno, no, un sogno che non esisteva, che non l'aveva fatto davvero. Allora ha detto io ci parlerò, gli dico che ho sognato che Dio mi ha detto che lei deve essere la mia sposa. Così è andato a questa sorella, gli ha detto sorella posso parlarti 2 minuti? E gli ha detto guarda, io questa notte mentre dormivo ho sognato la tua faccia e poi ho sognato Dio che mi diceva questa sorella deve essere tua moglie. E questa sorella l'ha guardato un po' in faccia e gli ha detto te l'ha detto Dio questo? Allora digli a tuo Dio che ha sbagliato, perché io sono sposato con 3 figli. È la fantasia, perché noi abbiamo fantasie. Non era meglio magari conoscerla, parlarci, sorella, come c'hai famiglia, sei sposata? Invece no, ha voluto spiritualizzare quello che non era spirituale. Dio mi ha parlato, visto la tua faccia, che tu sei mia moglie, e non sapeva che quella era davvero sposata con i figli. Ecco, questi sono errori quando noi vogliamo spiritualizzare quello che non è spirituale. Adesso questa è la parola che il Signore mi ha dato, anche se è un po' diversa, vogliamo alzarci in piedi.